Diciamo subito che questa intervista con Maria Lucia Lorefice è stata registrata nei nostri studi radiofonici subito dopo aver partecipato alla manifestazione del 25 aprile ad Ispica. Allora, Maria Lucia, il 25 aprile è un valore di libertà da ricordare per il Movimento 5 Stelle, non per la Lega, vostro alleato di governo. Come ho detto prima, in premessa, da esponente spicefe del Movimento 5 Stelle, hai partecipato alla manifestazione del 25 aprile nella tua città. E veniamo alla domanda che si aspettano tutti. Cosa sta succedendo nelle stanze romane del governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega? Spiragli di crisi? Grazie Piero. Allora, diciamo che in questo anno di governo non è la prima volta che la Lega minaccia di far cadere il governo. Lo ha fatto per esempio con il TAV e lo ritorna a fare anche in questi giorni. Ora, io non so se è una scusa per buttare all'aria ciò che con senso di responsabilità stiamo cercando di costruire per il bene dei cittadini. Anche perché ritengo paradossale minacciare di far cadere il governo pur di non mettere momentaneamente in panchina un loro sottosegretario che è indagato per un fatto grave, perché parliamo di corruzione, e potrebbe tranquillamente ritornare a ricoprire il suo incarico non appena la vicenda che lo vede coinvolto si risolvesse positivamente, cosa che tutti ci auguriamo. Al nostro paese e ai cittadini la politica deve dare un segnale importante anche dal punto di vista morale e non si può con superficialità, come sta facendo la Lega, minacciare di far cadere un governo ogni volta che non si condivide una cosa. Il Movimento 5 Stelle ha sempre messo tra i suoi principi ai primissimi posti la questione morale. Siamo entrati nelle istituzioni per cambiare le cose, non per lasciarle così come sono, e gli indagati, soprattutto per reati gravi come la corruzione, non possiamo accettarli. Io mi auguro che lo capisca anche la Lega. La legalità, l'etica, la questione morale in politica sono valori che vanno difesi e noi continueremo a farlo. Quindi da parte del Movimento 5 Stelle c'è solo voglia di chiarezza, c'è la voglia di fare le cose per bene e sicuramente non di mettere in crisi il governo. Noi abbiamo preso un impegno con gli italiani, c'è tanto lavoro da fare e vogliamo portarlo a termine. Abbiamo dimostrato che nonostante le differenze che ci contraddistinguono, se lavoriamo in squadra funzioniamo bene e i cittadini vogliono questo, vederci lavorare e non litigare. E noi vogliamo continuare a portare a casa le riforme che stanno cambiando la vita degli italiani e vorremmo che anche Salvini e la Lega facessero altrettanto. Il cambiamento non ammette scontri e non ammette nemmeno scorciatoie, prima di tutto con se stessi. Questo è un principio sul quale non possiamo retrocedere e non abbiamo alcuna intenzione di retrocedere. Maria Lucia, veniamo alle cose concrete che interessano i cittadini. Parliamo del no ai pozzi petroliferi nel canale di Sicilia. Ecco, questo è un tema che tocca la sensibilità dei siciliani. Cosa mi dici in merito? Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha annunciato di aver approvato lo stop a 8 pozzi petroliferi nel canale di Sicilia, proprio di fianco alla piattaforma Vega, che è tra le più invasive e dannose per il mare. Siamo felici della sensibilità mostrata dal ministro e siamo felici di poter vedere con i fatti che le regole per trivellare i nostri mari sono finalmente cambiate, diventate più stringenti. Con lo stesso provvedimento viene prevista la sospensione di più di 150 permessi di ricerca e prospezione di idrocarburi e un aumento di ben 25 volte dei canoni alle lobby del petrolio. Per l'ambiente e per la salute questa è un'ottima notizia che possiamo finalmente dare dopo anni di battaglie fatte per il territorio, un territorio il cui sviluppo deve basarsi sulle risorse delle quali è ricco anche quando si parla di energie.
Dobbiamo infatti puntare sulle risorse pulite da fonti rinnovabili, rispettose dell'ambiente e in grado di creare più lavoro di quanto non sia in grado di crearne il settore delle energie generate dai combustibili fossili. Siamo davanti a un vero cambio di rotta, anche per quanto riguarda le politiche energetiche, che vengono pensate sempre più in chiave ecologica. Ringrazio Maria Lucia Lorefice, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.